Benvenuti da Galfred's Beer Passion. Oggi si intervista Guido Palazzo per parlare di birra in modo diverso dal solito e seguite il video fino alla fine per tutti i progetti che porterà il carissimo Guido. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e guardate il video fino alla fine. Mi raccomando, ci vediamo dentro da Sabrau. Sigla! Bene, cominciamo questa intervista con il mitico Guido Palazzo. Ciao Simo, grazie. Grazie per concedermi questa intervista e soprattutto per parlare di te. Grazie a te. Senti, allora, la prima domanda, già come ti accennavo, com'è nata la tua passione per le birre? Risale veramente a tantissimi anni fa, ai tempi della scuola superiore. Siamo in un pub, la mia passione nasce al pub. Luogo dove con amici ci si ritrovava tutte le sere per progettare vacanze, progettare concerti, iniziative. Da lì poi la mia passione per gli eventi. E poi col tempo è diventata non solo più la frequentazione del pub, ma anche l'approfondimento, no, di birre, perché al pub allora si beveva molto industriale, però c'era qualche bottiglia che arrivava da fuori interessante, quindi incominciavano le prime scoperte. Poi all'età di 20 anni, anzi un po' prima, c'è stato un viaggio in Irlanda che mi ha aperto un po' gli orizzonti, soprattutto ha creato quello che è poi il mio gusto personale e che tutt'oggi rimane, diciamo così, nel mio cuore, ecco, il mondo delle birre scure. E poi da lì è stato un continuum fino ad arrivare a conoscere le birre artigianali italiane. Nel 2005-2006 ho iniziato a bere le prime birre italiane artigianali. Il primo approccio è stato con Baladén, no, con la Super di Baladén, che per me era una birra super. E poi lavorando negli eventi, costruendo C'è Fermento, organizzandolo per diversi anni, l'evento quello che organizzava Saluzzo, ho approfondito diverse tipologie di birre, diversi stili, conosciuto diversi produttori ed è stato comunque un continuo crescere e un continuo mettere nel bagaglio birre e conoscenze rispetto a questo fantastico mondo. Beh, comunque ho notato che si è partito da la questione molto importante della birra, che è tutt'oggi che rimane, cioè quello di aggregazione. Certo. Che almeno per me rimane sempre uno dei punti fondamentali. Sì, è vero, la birra è assolutamente un elemento di aggregazione che ti permette di fare non solo momenti di divertimento, ma anche momenti di cultura e approfondimento. Beh, intanto salute. Cheers. E grazie a chi ci ospita. Grazie a Sabrau. Direi, passiamo all'altra domanda, cioè quali sono i tuoi progetti presenti e futuri? Wow, allora, dopo aver organizzato C'è Fermento e altre iniziative, perché io fondamentalmente mi occupo di promozione del mondo brassicolo attraverso gli eventi, ma anche attraverso altri progetti. Nel 2016 ho creato questa piattaforma che si chiama My Personal Beer Corner, che è tutto sommato il mio modo di stare all'interno del movimento brassicolo, facendo iniziative, facendo divulgazione a mio modo, quindi con eventi, appuntamenti, corsi, formazione e servizi per il mondo brassicolo. Nell'ultimo periodo questo progetto ha aperto a nuovi orizzonti professionali, a nuovi progetti. Il periodo del lockdown in qualche modo è stato anche fertile da questo punto di vista. In che modo? Nel modo che ho avuto la possibilità, non facendo eventi, e tuttora ahimè sono ancora costretto a stare ai box, non facendo eventi però ho avuto la possibilità di progettare molto e sono usciti fuori alcuni nuovi prodotti interessanti, tra cui il progetto IGA,
sul quale già stavo lavorando da diverso tempo prima, ma il fatto di aver lavorato nel periodo del lockdown è stato un po' l'acceleratore, il progetto Birra di Confine e l'Experience My Personal Beer Corner. Sono progetti veramente molto importanti e direi, se vuoi, parlarne più nello specifico. Ok, allora sì, questi tre progetti sono legati un po' alla mia idea di fare divulgazione oggi rispetto al mondo brassicolo. Non tanto per gli addetti ai lavori, perché poi ognuno ha i propri percorsi di conoscenza e di confronto, ma per andare a intercettare il pubblico, diciamo così, che ancora non è proprio addentro ai meccanismi e alle, diciamo così, al movimento, ma anche chi vuole soddisfare delle curiosità perché magari ha già incominciato a bere in un modo un pochettino più consapevole. Allora, il progetto delle IGA è paradossale, se vogliamo, perché parte da una nicchia di mercato per poter parlare di prodotto made in Italy e di prodotto artigianale di livello anche fuori dai confini nazionali. Lo fa attraverso diverse linee, la mappatura di tutte le IGA che ci sono in Italia attraverso il portale www.italiangrapale.org, attraverso dell'attività editoriale, soprattutto attraverso il concorso internazionale che abbiamo chiuso poche settimane fa e che ha visto davvero un buon riscontro sia in termini di partecipazione che anche di attesa da parte del pubblico. Anche perché, scusa se ti interrompo, anche perché proprio l'IGA è uno stile molto particolare, cioè uno stile del tutto nuovo che c'è da pochi anni. E che unisce due prodotti, se si può dire così, due prodotti che fino a qualche anno fa si pensavano lontani l'uno dall'altro. Sì, stile, non stile, qua non stiamo sui tecnicismi. Devo dire che la cosa che ha interessato più me è riuscire a, in qualche modo, a creare delle connessioni, come dicevi tu, tra il mondo della birra e il mondo del vino, perché questo c'è nella realtà e soprattutto perché dietro si porta tutta una serie di variabili, di opportunità che possono essere interessanti per la promozione del mondo brassicolo. Faccio un esempio: la relazione con il mondo delle cantine vitivinicole, con gli stessi vitigni, la promozione dei territori, la relazione che le birre hanno con il mondo della ristorazione, sia in cucina che in sala, per quanto riguarda gli abbinamenti. Quindi il mondo dell'Italian Grape Ale si porta dietro veramente un mondo di connessioni, di opportunità che non solo promuovono il prodotto, ma promuovono i territori e soprattutto il comparto brassicolo intero. Perché tante volte a me è capitato di avvicinare una persona che della birra artigianale non ne sapeva nulla, soprattutto agli eventi, con una birra magari realizzata col mosto di moscato. Allora, giocando su questa curiosità, si agganciava la persona e poi da lì la curiosità della persona lo portava a scoprire altro. E non è l'unica via, è una delle vie. Sì. Quindi questo vuole fare il progetto Italian Grape Ale, quindi sia che col concorso, con la mappatura che con gli eventi, vuole cercare di trovare nuovi percorsi per poter interloquire con un pubblico più vasto possibile di diverse provenienze ed estrazioni. Poi c'è Birra di Confine, che invece è un progetto legato al beer tourism. Adesso abbiamo quattro prodotti in vendita attraverso dei tour operator, ma ne stiamo realizzando altri per il 2022. Sono dei veri e propri sentieri di visita e di degustazione con il fil rouge della birra artigianale che fa un po' da conduttore dei percorsi. Però si visitano le cantine, si visitano i luoghi dove la birra viene utilizzata come prodotto, come materia prima, in cucina piuttosto che al ristorante, piuttosto che al pub. Insomma, sono percorsi di turismo vero e proprio. Sì, per soddisfare meglio la curiosità di quelle persone che appunto ne sanno poco di birra artigianale e anche di dove viene prodotta. Sì, anche in un modo un pochettino più leggero, anche perché poi noi stessi, quando andiamo in giro, cerchiamo sempre di infilare una visita piuttosto che una degustazione in un circuito di cose che magari vogliamo fare comunque, che è la visita magari in un museo piuttosto che ad un produttore che però non produce birra. Insomma, è
un po' la contemporaneità, sfruttare la contemporaneità di questo turismo che si lega al mondo brassicolo. Sì, anche perché certe realtà brassicole nascono proprio dalla storia di alcuni luoghi storici o comunque anche proprio luoghi simbolo che dici, ah ok, questa birra è nata ispirandosi a proprio ad esempio a provincia o comunque anche al luogo stesso. Sì, raccoglie magari l'esperienza del territorio, la fa sua, la mette nelle birre, ma è giusto valorizzare questo aspetto perché poi ogni territorio ha delle tipicità. Noi con Birre di Confine cerchiamo di fare questo. E poi c'è la parte dell'experience che sono un nuovo modo, secondo me, anche questo piuttosto attuale, di creare momenti di incontro tra pubblico e produttori. Direi, passiamo alla domanda successiva che è quella dello stile preferito, perché c'è chi dice ma il mio stile preferito non c'è, però è un po' strano perché ognuno ce l'ha il suo stile preferito. Qual è il tuo? Allora, faccio una premessa. Secondo me all'interno di questo ambiente fa molto la curiosità. Cioè, se tu sei una persona curiosa, bevi tanto. Sì, bevi tutto. E bevi tutto, ma perché è difficile davvero trovare qualcosa che possa essere preferibile ad altro. Ci sono diverse birre che, indipendentemente dallo stile, sono dei campioni mondiali e quindi te li porteresti sempre li vorresti avere sempre nella tua cantina. Poi ovvio che le influenze contano, le influenze arrivano da bevute, da condivisioni, da momenti di formazione, da persone che ti hanno fatto capire attraverso magari il metodo produttivo come loro intendono la birra, e questo naturalmente fa. Io devo dire che, come dicevo prima, ho una predilezione per le birre scure e in particolar modo le birre di stampo anglosassone, e però insomma ci sono delle birre sicuramente che io terrei in cantina sempre ed altre, cui naturalmente non dirò, che nella mia cantina non c'entrerebbero mai, però insomma è un po' un modo anche per riderci sopra, perché questo è un ambiente che si prende molto sul serio, ma c'è bisogno di tanta leggerezza, soprattutto perché la birra, come dicevi tu, è confronto, aggregazione e leggerezza. Sì, esatto, anche perché ovvio ognuno ha i propri stili con cui è partito. Ad esempio, io sono partito con le IPA, però poi ho avuto modo di evolvere il mio gusto nel corso del tempo, cioè nel corso delle esperienze, come hai detto tu. La curiosità, cioè curiosando con altri birrifici, anche confrontandomi con altre persone, proprio davanti a una birra, ho avuto modo di assaggiare cose diverse, cioè birre diverse, stili diversi, e dire, ah, questa mi piace, questa non mi piace, questo stile si avvicina a me, oppure quest'altro non fa per me. E ultimamente sto scoprendo le birre di stampo anglosassone, proprio per spesso la facilità di bevuta, cioè soprattutto sulla gasatura, che sono molto basse come gasatura rispetto ad altri stili, e questo veramente... Sì, lo sappiamo, sono birre, indipendentemente da, ma sono birre fatte per essere bevute, no? Proprio come gli inglesi, a litri. A quantità, e quindi insomma questo per me è un valore aggiunto, per me è un elemento importante, cioè... Siamo giunti alla fine di questa intervista, ti ringrazio nuovamente Guido. Grazie Simo, grazie a te. E concludendo con questa birra, direi andate a seguire le pagine social elencate qui sotto e ovviamente anche la mia, quella di Obiettivo Film, e ci vediamo nei prossimi video.